Ciao a tutti, con questo video voglio parlare del desiderio, come coinvolgere, come sedurre, come far innamorare stimolando il giusto desiderio. Intanto dobbiamo dire che stimolando il giusto desiderio riusciamo a acquisire potenziale di seduzione. Il potenziale di seduzione è quanto una persona è coinvolta nei nostri confronti a livello proprio quantitativo. È ovvio che ci sono diversi livelli di potenziale di seduzione, che partono dal livello più basso, che è la semplice simpatia, cioè noi siamo quello che si manifesta quando si crea un rapporto di amicizia, fondamentalmente la simpatia. Crescendo si arriva all'empatia. Empatia vuol dire già entrare in contatto profondo con la parte emotiva dell'altra persona. E poi c'è quello che viene chiamato normalmente innamoramento, che invece è l'affinità elettiva. Ci sono altri due livelli, poi dopo che invece diventano già parte dell'ossessione. Saluto Patrizia e tutti gli altri collegati, anche Tina e tutti gli altri. Diventano già parte di un'ossessione, di un meccanismo di attaccamento che sono il rapporto simbiotico, cioè sono entrambi in simbiosi con una persona, non possiamo più farne a meno, quindi è negativo, sbagliato, da eliminare. E quello ancora peggiore è il plagio, in cui abbiamo perso la nostra volontà fondamentalmente. Ecco quindi che però noi possiamo interagire nel modo giusto con l'altra persona, riuscendo a coinvolgerla, sedurla, acquisendo potenziale di seduzione. E per acquisire potenziale di seduzione, saluto anche Eliana e tutti gli altri, per acquisire potenziale di seduzione dobbiamo capire quanto desiderio dobbiamo stimolare. Perché ci sono alcune persone che più stimolo desiderio, cioè negando il mio possesso fondamentalmente, cioè tirando fortemente questo elastico del desiderio, si innamorano sempre di più. E allora me ne potrò andare in vacanza con gli amici e tornerò che sarò ancora più innamorata. Ma invece ci sono persone che dopo un po' hanno una parte emotiva che non tollera tanto desiderare. Dopo un po', dopo aver desiderato e non posseduto, si sgancia. Si sgancia cosa vuol dire? È che non è più coinvolta. E quindi rischiamo, diciamo, se mettiamo in atto la strategia di seduzione vista prima, di andarsene fuori in vacanza con gli amici, torneremo e questa persona sarà già coinvolta con qualcun altro, per cui è una strategia fallimentare fondamentalmente. E spesso le persone sbagliano nella seduzione, nell'approccio, nel coinvolgimento perché non riescono a capire che hanno davanti. E invece capire che abbiamo davanti è fondamentale se vogliamo coinvolgere. E non riusciamo a capire che abbiamo davanti, quindi andiamo a caso, spesso non neanche tanto a caso, siamo pilotati dai nostri stessi turbamenti, dai nostri stessi problemi. E questo fa sì che andremo a coinvolgerci quasi come facessimo una selezione a carattere nazionale, proprio con le persone che ci danno più sofferenza che piacere. E invece, se riusciamo a cogliere, diciamo, quelle che sono le esigenze emotive da un punto di vista del desiderio, quindi quanto farmi desiderare e in che modo, calibrandomi esattamente sulle esigenze dell'altra persona, ecco che riesco a coinvolgere e sedurre molto facilmente e molto rapidamente. Chi fosse interessato poi a approfondire questo tema verrà sviscerato in tutte le sue, come dire, sfaccettature. Venerdì 18 novembre a Torino farò un seminario proprio basato come nucleo portante su questo, presso l'Educatore della Provvidenza in corso 3013 alle 20:45, quindi chi fosse interessato il riferimento è sempre al 333 15 11 703. E quindi tornando al discorso, entrambe le due tipologie di persone vanno fatte un po' soffrire, tra virgolette, però attraverso questa sofferenza si coinvolgono. Le prime vanno fatte soffrire in quanto andranno a desiderare ciò che non riescono a possedere del tutto, e questo le coinvolgerà e le farà però vivere un pelo di pathos di sofferenza. Le altre invece soffriranno perché possiedono ciò che non riescono a desiderare, quindi loro hanno il vincolo sul desiderio. Ecco quindi che riuscire a capire esattamente che abbiamo di fronte ci permette, ovvio, di variare tantissimi i nostri comportamenti. Quanto devo essere disponibile? Devo presentarmi e poi fuggire e quindi metterti con delle scuse, degli ostacoli, degli antagonisti anche molto molto forti. Perché alcune persone si innamorano solo quando gli ostacoli sono molto molto forti, quando gli si rendono difficili anche le cose facili attraverso l'inutile. Altre si coinvolgono quando invece gli ostacoli sono un po' meno forti, cioè dobbiamo renderli facili fondamentalmente anche le cose difficili. Però la cosa fondamentale è che desiderare bisogna, quindi un vincolo iniziale al possesso va messo, però quanto forte deve essere? Dopo quanto tempo devo cedere? Quanto devo tirare la corda prima di manifestarmi disponibile?
Bene, la risposta è quando sono arrivato al livello di affinità elettiva, perché quando sono arrivato a un livello di potenziale di affinità elettiva, allora a quel punto lì posso, diciamo, dare possesso comunque. L'affinità elettiva è quel livello che noi chiamiamo innamoramento. Non conviene andare oltre perché se arriviamo alla simbiosi diventa poi un rapporto che, se voglio avere un rapporto a lungo termine, un rapporto simbiotico sarà necessariamente fallimentare, per non parlare di un rapporto di plagio. Saluto anche Daniela, ciao Daniela. E quindi dobbiamo riuscire veramente a calibrarci. Questa è la cosa fondamentale nella seduzione. Non è che uno può sparare a caso, perché comportarsi casualmente vuol dire come veramente, che ne so, non sappiamo dov'è il bersaglio, spariamo un po' di qua, un po' di là e boh, sarà molto difficile che lo centriamo. Quindi un aspetto fondamentale, centrale, nella seduzione, nel coinvolgimento, è capire la quantità di desiderio che devo suscitare nell'altra persona. Vedremo, in alcune persone è tantissima e quindi i vincoli, gli ostacoli del possesso devono essere enormi, in altri deve essere molto, molto meno, perché se metto troppi ostacoli si sganciano. E questo è, diciamo, proprio la base per impostare una giusta relazione. Altrimenti sarà sempre una relazione fallimentare, nel senso che andremo proprio a coinvolgerci con chi invece non ci dà nulla, con chi di fatto non ci corrisponde, e andremo a sceglierci proprio queste persone. Invece, un primo lavoro su noi stessi, saluto anche Marcella, avviene attraverso gli altri, perché conoscendo gli altri, conoscendo la struttura emotiva delle altre persone, riesco a conoscere la mia. E questa del desiderio del possesso è veramente la base, è, come dire, necessaria, non è sufficiente, è una condizione necessaria per poter coinvolgere chi ci interessa. Chi fosse avesse l'esigenza o il piacere di approfondire questo tema, potrà venire venerdì 18 novembre a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13, dove terrò un seminario che sarà proprio centrato sul desiderio, sul possesso. Il riferimento comunque è 333 1511703. Quindi tenete presente che quando interagite con una persona non dovete mai interagire casualmente, dovete prima capire esattamente chi avete di fronte, perché se no si rischia di fare la cosa peggiore. Anzi, è molto probabile che si farà la cosa peggiore proprio perché pilotati dalle nostre difficoltà, pilotati dai nostri turbamenti. Invece, superando questa fase, riusciremo a migliorare noi stessi, tra l'altro, migliorare noi stessi perché attraverso gli altri, conoscendo i meccanismi emotivi degli altri, riusciremo sicuramente a conoscere anche i nostri. Perché spesso noi cerchiamo di andare in introspezione, e che per carità va benissimo, però un modo anche semplice per conoscere noi stessi è vedere lo rispecchiamento negli altri. Perché noi comunichiamo attraverso gli altri e come gli altri si comportano nei nostri confronti, saluto anche Susi. Quanto tempo? Ciao Susi. Conoscere, diciamo, le esigenze degli altri e capire la struttura emotiva degli altri ci dà tantissime informazioni anche su noi stessi, perché vedremo i comportamenti che ci vengono d'istinto di mettere in atto. Proietteremo i nostri turbamenti sull'altra persona. Quindi farlo in modo consapevole vuol dire conoscere, vuol dire che conoscendo gli altri conosceremo noi stessi e viceversa, conoscendo noi stessi conosceremo gli altri. Quindi questo è imprescindibile. E una delle informazioni basilari è proprio questa del desiderio del possesso. Quanto desidero, quanto devo farmi desiderare, quanto devo tirare la corda dell'elastico. L'appuntamento per chi volesse approfondire questo tema è venerdì 18 novembre a Torino alle 20:45 presso l'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13, e il riferimento è 333 1511703. Tenete presente però sempre, nel momento in cui interagite con una persona, questo parametro, perché è veramente, veramente fondamentale. Perlomeno la capacità di avere, almeno la volontà di dire, adesso cerco di capire chi ho davanti. Perché se non ci mettiamo questa, sarà un processo comunicativo, seduttivo, o d'amore, o quello che è, sentimentale, sarà fallimentare. Ciao a tutti.